Mi presento, sono il Divino. In qualità di divinità di questo canale ti invito a passare da Instagram per ricevere i contenuti a me sacri. Inoltre, premi la campanella per ricevere ogni giorno i film. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in un nuovo video news. Quest'oggi ragazzi vi porto questa news che mi è stata segnalata su Instagram. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, anche perché ho creato il nuovo profilo Instagram del Divino, quindi se non passate non siete dei veri fedeli. Detto ciò, dopo questa cosa andiamo a parlare più approfonditamente di questa news. Sembra infatti che tra ieri e oggi Nintendo e Game Freak abbiano registrato un nuovo marchio appartenente al brand Pokémon. Questo marchio è chiamato Ultra Shiny e non è ancora in realtà ben definito all'interno del brand Pokémon. In che senso? Non si sa se sarà un gioco della saga principale, non si sa nemmeno se sarà un gioco effettivo, potrebbe essere un'espansione di carte collezionabili, potrebbe essere un qualsiasi cosa legato al brand Pokémon. Ci tengo subito a precisare che quasi sicuramente non sarà l'ambito titolo di ottava generazione per Nintendo Switch, visto che chiamarlo Ultra Shiny sarebbe un richiamo alla settima generazione e noi sappiamo che questa settima generazione non si riproporrà su Switch, ma la stessa console andrà alla ribalta con una nuova generazione Pokémon, ma anche perché il marchio registrato non presenta una caratteristica tipica dei vari titoli Pokémon della saga principale, ma anche degli spin-off, ossia molto banalmente la scritta Pokémon, esempio Pokémon giallo, Pokémon rosso, Pokémon verde, insomma ogni titolo Pokémon ha la parola Pokémon all'interno del suo marchio. Di conseguenza Ultra Shiny in questo caso mi sembra abbastanza fuori dai vari schemi che Game Freak e Nintendo adotterebbero per chiamare in un certo modo un nuovo gioco Pokémon. Sinceramente, se posso esprimere un parere, credo che questo nuovo marchio sia una nuova espansione di carte collezionabili. Così, a intuito, mi sembra che abbia il nome da espansione. Ovviamente Ultra Shiny non si riferisce in nessun modo ai Pokémon Shiny. Probabilmente si sta parlando di un'espansione che andrà a concludere le varie espansioni di settima generazione che abbiamo visto in questo periodo e che probabilmente anche dal punto di vista delle carte collezionabili chiuderà definitivamente quella generazione. Non a caso il trading card game è sempre stato più o meno qualche passo indietro rispetto all'annuncio delle nuove generazioni, nel senso che se per caso dovessero annunciare l'ottava generazione, le espansioni a riguardo del trading card game di solito escono con un po' di ritardo, quindi ha senso che siano un pochino indietro dopo la chiusura della settima generazione con l'annuncio di Zeraora riguardo per l'appunto al rilascio delle varie carte Pokémon. Di conseguenza penso che questo logo vada a chiudere, o almeno si spera, la settima generazione per quanto riguarda le espansioni Pokémon. Volevo portarci un video perché probabilmente è uno veramente degli ultimi baluardi dopo l'annuncio di Zeraora della nostra tanto amata ma anche odiata purtroppo settima generazione. Pare però ragazzi che non sia finita qui, perché sembrerebbe che tra il 21 aprile e il 22 aprile, quindi tra sabato e domenica, ci sarà un annuncio particolare, o potrebbe esserci un annuncio particolare, alla trasmissione di Pokenchi, nota trasmissione che ci ha fatto smadonnare quando sono usciti di Sole e Luna, perché tutti si aspettavano i grandissimi annunci e Pokenchi puntualmente ci trollava tutti, anche se qualche volta i suoi annunci li ha dati. Mi sembra difficile che venga annunciata l'ottava generazione a Pokenchi, però qualcosa di particolare potrebbe esserci, quindi se sabato sera non avete niente da fare andate a vederlo. Io sarò a vedere il Milan, quindi non potrò. Con ciò ho lasciato intendere tra le righe che forse quello che verrà annunciato a Pokenchi sarà proprio questo nuovo marchio, comunque questa nuova espansione di carte collezionabili ipotetica, che potrebbe essere per l'appunto ciò che ci aspettiamo, che dovremmo aspettarci da Pokenchi, visto che comunque gli annunci di Pokenchi non sono mai stati chissà quanto eclatanti. Forse hanno annunciato qualche nuovo Pokémon un paio di volte, ma anche lì ho i miei dubbi. Sta di fatto che state pure tranquilli, non ci sarà un annuncio di un'ottava generazione in questi giorni. Questo è scontato. Cioè, lo so, è triste però. Detto ciò, io spero che questo breve video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa news. Premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E passate da Instagram per ricevere i contenuti sacri del canale, sia dal mio profilo che trovate in descrizione, che poi una volta sul mio profilo dal profilo nuovo del Divino che vi ho annunciato inizio video. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo ad un prossimo video.